Si è svolta ieri alla scuola Ettore Romagnoli di Gela la seconda giornata regionale per il contrasto al bullismo nelle scuole. Erano presenti, oltre le autorità civili, militari e religiose, il presidente del Tribunale per i minori di Caltanissetta e il procuratore capo dello stesso presidio giudiziario. Ho avuto modo di citare la tesi di un giudice onorario del Tribunale per i minorenni, emblematicamente intitolata «Dal bullismo alla mafia». In fondo, il bullo e il mafioso fanno ricorso alle stesse categorie mentali, pratiche. Entrambi usano una violenza, che può essere violenza fisica, può essere violenza verbale, può essere violenza psicologica. Entrambi fondano il proprio operato sull'omertà, cioè sul fatto che chi sta attorno, la vittima e il contesto sociale, non parlano, non denunciano, non necessariamente dal bullismo alla mafia, ma dal bullismo al reato, questo sì. Dottoressa, purtroppo il fenomeno del bullismo è un fenomeno in continua ascesa nelle scuole a partire dalla primaria. Qual è il confine tra questo fenomeno e poi comportamenti devianti? Ma guardi, intanto effettivamente confermo che si tratta di un fenomeno in crescita, perché l'ufficio che io dirigo, la procura presso il Tribunale per i minorenni, ha una dimensione distrettuale, quindi il mio osservatorio è un osservatorio privilegiato, perché abbiamo dinanzi la provincia di Caltanissetta e la provincia di Enna, e devo dire che abbiamo registrato diversi casi, persino dei casi di bullismo rispetto a minorenni non imputabili, quindi che ancora non hanno raggiunto il 14° anno di età e rispetto ai quali comunque la procura si può muovere grazie alle competenze in ambito civilistico. È un fenomeno che bisogna prendere molto seriamente, perché dicevo poco fa ai ragazzi, non c'è nessun tipo di equivalenza tra il fenomeno del bullismo e comportamenti di tipo mafioso, però è anche vero che a volte i comportamenti del bullo sono dei comportamenti che costituiscono l'anticamera rispetto all'assunzione di quelle condotte che poi noi andiamo a perseguire negli adulti e non solo negli adulti, e che hanno una connotazione prettamente mafiosa. Quindi è sicuramente un problema rispetto al quale noi dobbiamo avere una grandissima attenzione, che va assolutamente affrontato, sia in ambito repressivo, preventivo, sia in ambito ovviamente educativo. Ha relazionato tra gli altri il responsabile dell'Osservatorio Provinciale Dispersione Scolastica, Salvatore Benfante Picogna. E che cosa un insegnante deve fare immediatamente quando si accorge di trovarsi dinanzi a questo tipo di fenomeno? Sicuramente l'insegnante deve intervenire, perché uno dei compiti appunto della scuola è quello di educare i bambini, gli adolescenti ai comportamenti socialmente condivisi, e quindi creare buone relazioni tra gli studenti ed evitare queste forme devianti, che certamente in ambito scolastico vanno trattati con gli approcci, con i metodi educativi. È chiaro che quando si ha la percezione che questi fatti siano gravi, vanno assolutamente informati per conto per il tramite del dirigente scolastico, anche l'autorità giudiziaria, la quale, come il Tribunale per i minorenni e la Procura per i minorenni, non hanno soltanto il compito di reprimere, ma anche quello di prevenire. Quindi loro agiscono solo ed esclusivamente nell'interesse del minore. Il dirigente scolastico Sandra Scicolone. Molti episodi che vedono soprattutto studenti vittime di atteggiamenti che possono in qualche maniera accostarsi al fenomeno sociale del bullismo, spesso perdono anche il piacere e la gioia di andare a scuola, proprio perché temono di entrare in un contesto che non è più amico, in un contesto che diventa luogo di pericolo, in un contesto dove non si sentono accettate. Quindi è ovvio che possa esserci un percorso non parallelo ma assolutamente coincidente tra fenomeni di dispersione e fenomeni di bullismo. Le scuole in ogni caso devono essere sempre in prima linea nel fronteggiare un fenomeno che è statisticamente presente in maniera rilevante proprio all'interno delle istituzioni scolastiche, proprio all'interno delle dinamiche d'aula.